Hasta la vista, ragazzi! Io sono Cyborg Gamer dal distopico futuro ed eccoci qui oggi nel mitico finale della storia principale di Dragon Ball Z Kakarot. Ebbene sì, alla fine ci siamo arrivati a sto cavolo di finale della storia principale. Attenzione ragazzi, non è il finale della serie, la serie continuerà tranquillamente con tutte le altre cose che ci saranno da fare, quindi tutte le missioni secondarie che si sbloccheranno, immagino, gli allenamenti di C21, le sfide, episodi liberi, episodi in cui proviamo i personaggi, i DLC, ci sarà comunque ancora un gran da fare e di questo sono contento perché questo qui, ragazzi, è praticamente, volendo, un gioco infinito, si possono fare davvero mille cose, quindi questa qui è solamente la fine della storia principale della saga di Majin Buu, insomma, quindi si conclude tutta la storia principale e poi ci saranno le altre storie dei DLC che spero saranno appunto all'altezza di tutto quello che abbiamo visto nelle saghe principali di questo gioco. E ovviamente non c'è bisogno neanche che ve lo dica, sono emozionatissimo ragazzi, a livelli estremi, perché oggi si conclude appunto tutto quanto e sconfiggeremo il maledetto, il malvagio Kid Buu con la sfera Genkidama, quindi dovremmo vedere quel finale lì. Sicuramente ci saranno anche altri eventi prima di vedere tutto ciò, perché non siamo ancora proprio a quel punto della sfera Genkidama già attiva, e quindi secondo me ragazzi vedremo tanta carne al fuoco, tanti eventi prima di vedere la sfera Genkidama e la sconfitta effettiva di Kid Buu. Per il momento ci troviamo qui ragazzi su questo praterello con Goku e Vegeta stanchissimi, perché appunto entrambi hanno affrontato Kid Buu, ma soprattutto Goku sta lì distrutto in una maniera assurda perché aveva il Super Saiyan 3 attivo e stava accumulando energia per fare un attacco potentissimo a Kid Buu e dargli il colpo di grazia. Ovviamente non c'è riuscito perché adesso che è vivo e non ha più l'aureola non riesce appunto a tenere per tutto questo tempo il Super Saiyan 3 attivo e quindi è ritornato forma base e quindi quel piano è fallito. Adesso ragazzi qualcuno se ne verrà fuori con l'idea della sfera Genkidama, se non sbaglio Vegeta lo dice o qualcun altro, comunque sì ragazzi faremo sta cavolo di sfera Genkidama, che è l'unico modo per sconfiggere Kid Buu ed è il modo canonico come nell'anime, quindi non vedo l'ora di vedere tutte ste scene qua. Non so ragazzi se oggi ci saranno delle battaglie, ne abbiamo fatte già due singole contro Kid Buu, due boss fight piene, non so se potrebbero esserci delle altre boss fight ancora più devastanti di quelle che abbiamo appena fatto, e che diamine, è possibile ragazzi che ci possano essere altre battaglie, altre boss fight anche in questo episodio? Cioè magari una me l'aspetto, una finale, però non lo so, vedremo. E comunque c'è da dire e da affermare che sto cazzo di Kid Buu ragazzi è estenuante, mamma mia quanti cavolo di attacchi lancia nelle sue boss fight, cioè infiniti, non ti puoi rilassare un secondo che sennò ti inizia a colpire a raffica e non ti lascia spazio per capire nulla. Ovviamente le boss fight non sono così difficili da essere impossibili, sono fattibili. Però ragazzi, mamma mia, cioè è il peggiore di tutti i villain che abbiamo praticamente affrontato fino ad ora, peggio di Cell addirittura. Ovviamente adesso andremo a continuare da questo specifico punto in cui ci eravamo fermati nello scorso episodio. Infatti ragazzi, ho diviso questo finale in due parti, se no sarebbe durato almeno 2 ore e mezza, quindi appunto ho cercato di limitare il tutto creando due parti, quindi la parte 1 che è quella dello scorso episodio, mi raccomando appunto andatela a guardare, e anche questa parte 2 di oggi che sarebbe il finale vero e proprio, quindi parte 1 e parte 2 e poi ragazzi credo che andremo a fare altro. Comunque fermi tutti, prima di cominciare se non volete essere terminati all'istante mi raccomando ragazzi ad andarvi a recuperare, se non lo avete visto, lo scorso episodio di Dragon Ball Z Kakarot, in cui siamo andati a giocare la prima parte di questo finale della storia principale della saga di Majin Buu, in cui sono successi davvero tantissimi avvenimenti. Majin Buu è tornato alla sua forma originale, Kid Buu ha distrutto la Terra, Goku e Vegeta sono riusciti velocemente, anche con l'aiuto di Kibito Shin, a salvare Mr. Satan, Dende e il cane, mentre i guerrieri Z appunto sono morti insieme al pianeta. Sul pianeta appunto dei Kaioshin hanno capito il da farsi, è arrivato Kid Buu, Vegeta e Goku hanno giocato a morra cinese per capire chi doveva combattere contro appunto Kid Buu, ha vinto Goku, c'è stata la prima boss fight con Goku Super Saiyan 3 contro Kid Buu ragazzi, mamma mia che cavolo di roba, è stato devastante. Dopodiché abbiamo visto un combattimento molto cruento tra Goku e Kid Buu che si stavano appunto affrontando al massimo ma anche divertendosi, e intanto Vegeta ha fatto un discorso di stima profonda verso Goku
ammirandolo e dicendo appunto che lui è il numero uno, roba pazzesca. Goku ha avuto l'idea di accumulare energia appunto con il suo Super Saiyan 3 per dare il colpo di grazia a Kid Buu e ha chiesto a Vegeta di trattenere Kid Buu per almeno un minuto intero, così che lui potesse ricaricarsi al massimo e poi fare sto colpo ed eliminarlo per sempre. Poi ragazzi, abbiamo fatto appunto la battaglia con Vegeta Super Saiyan 2 contro Kid Buu, anche qui boss fight incredibile, porca miseria, è stata davvero una goduria. E poi abbiamo visto Mr. Satan dar fastidio a Kid Buu, Kid Buu ha espulso il caro Majin Buu grasso che ha iniziato a combattere contro Kid Buu, quindi tenendolo un po' a bada, e Goku ha fallito la sua missione di accumulare energia per appunto fare questo attacco finale contro Kid Buu, quindi essendo esausto è tornato forma base. Ed ecco ragazzi che lo vediamo qui adesso davvero stanchissimo insieme a Vegeta, che è stato malmenato anche duramente da Kid Buu ed è stanco anche lui. Quindi ragazzi, vi lascio la scheda qui in alto e il link in descrizione. Allora, adesso ci concentriamo assolutamente al massimo su questa parte della missione storia, che sarebbe il finale effettivo. E ragazzi, una frase voglio dire: godiamoci il tutto, perché appunto questa storia non ritornerà più, cioè nel senso, l'ho giocata una volta tutta la storia e basta così, non la rigiocherei di nuovo perché sarebbe pesantissimo. Comunque il gioco ha una storia abbastanza lunga, poi con le missioni secondarie e tutto il resto che c'è da fare ci sono ore e ore e ore di gioco da portare, quindi il tutto è molto pesante e la serie è durata anche abbastanza direi con la storia. Quindi appunto ragazzi, ripartiamo da qui. Vegeta appunto non stava dicendo nulla, vediamo. Ehi voi, Kaioshin, Dende, ci state vedendo in quella sfera, giusto? Ovviamente sì ragazzi, stanno guardando tutto quanto dalla sfera del vecchio Kaio e quindi vediamo come si svolge il tutto. Mi sentite? Rispondete se riuscite a sentirmi. Ok ragazzi, ovviamente Vegeta sta iniziando ad alterarsi, si vede tranquillamente. Comunque, per contattare lui stesso i Kaioshin e Dende deve avere un piano in mente, se no non lo farebbe. Vediamo. Sì, ti sentiamo. Perfetto. Strano vedere che ci sono solamente loro tre ragazzi. C'è anche il cagnolino che guarda la sfera. Cioè, roba assurda. Ok. Bene, allora andate immediatamente sul nuovo pianeta Namek a raccogliere le sfere del drago. Ok ragazzi, già ho capito che cosa sta per succedere, me lo ricordo dall'anime. Vuole che tutti e tre vanno sul pianeta di Neo Namek, così viene chiamato appunto nell'anime ma anche nel gioco, per appunto raccogliere quelle sfere del drago del pianeta Namek e appunto esprimere il desiderio di riportare la Terra indietro e anche tutte le persone, così appunto che possano contribuire alla sfera Genkidama di Goku, perché senza persone, senza la vita, non si può creare la sfera Genkidama, ok? Quindi non si può creare solamente dalle piante, da roba piccola, dagli animali, servono proprio le persone, una popolazione intera. E quindi ragazzi, stiamo andando verso questa direzione, quindi let's go! Ma perché? Ovviamente Dende non ci ha capito nulla, perché non è stato spiegato nulla e solo Vegeta ha il piano in mente. Vediamo. Fate come vi dico, sbrigatevi o sarà troppo tardi. Mamma mia ragazzi, incazzatissimo. Vediamo. Ok, perfetto, quindi ci vanno subito? Vegeta, che hai in mente? È ancora presto per usare le sfere. E manco Goku ragazzi ha capito nulla. Qui Vegeta si dimostra davvero intelligentissimo, scaltro e molto veloce a capire la situazione e a capire come battere Kid Buu appunto con questa cavolo di sfera Genkidama. Vediamo. Kakarot, quante volte hai salvato la Terra finora? Ragazzi, innumerevoli volte, infinite volte, da quando era piccolo praticamente, dalla prima serie di Dragon Ball che lo fa e non si è mai fermato. Vediamo. Che domande fai così all'improvviso? Beh, non me lo ricordo. Ci mancherebbe che Goku, ragazzi, si ricorda anche di preciso le volte che ha praticamente salvato la Terra. No, non esiste sta cosa. Ok. E quindi? Credo sia giunto il momento che i terrestri si salvino da soli, una volta tanto. Giusto, ragazzi? Sono d'accordo con Vegeta. Alla fine Goku si fa sempre il Cristo e le persone alla fine non sanno mai una Madonna, non partecipano mai e sono loro che devono essere salvati, appunto, tutti i vari cristiani che ci sono sulla Terra. Per una volta tanto c'è una minaccia sulla Terra, è giusto che le persone contribuiscano loro stesse a distruggere appunto il nemico con la loro energia, perché l'energia che verrà messa non è solo quella dei guerrieri Z eccetera eccetera, ma soprattutto della popolazione, infatti diventerà poi gigantesca. Vediamo. Attenzione ragazzi, potrebbe esserci una cutscene. Sì, cutscene ragazzi, il pianeta di Neo Namek lo vediamo da fuori, dallo spazio, bellissimo. Quindi pianeta di Neo Namek qui ragazzi, nella saga di Majin Buu. Ti stavamo aspettando Dende, dice Mori. Ok, Mori ragazzi, intanto con il cane in braccio, e sono tutti qui, siamo davvero onorati della vostra visita, nobili Kaioshin, sono tutti qui ragazzi con le sfere in mano, salve a tutti, tutto emozionato Dende, sappiamo bene cosa sta succedendo, ora sbrighiamoci, perfetto ragazzi, già pronti, già tutto veloce, grazie, già erano al corrente. Vegeta, abbiamo qui tutte e sette le sfere del drago, benissimo,
Sarà contento Vegeta, immagino. Ok, davvero? Allora sbrigatevi a chiamare il Dio Drago di Namek. Il Drago Polunga, ragazzi, lo rivediamo. Ci sono due desideri da esaudire. Il primo è quello di rigenerare la terra che è stata distrutta. Dobbiamo ripristinarla, esatto. E poi? Il secondo è quello di resuscitare tutti coloro che sono morti dal giorno del torneo mondiale, tranne i malvagi. Perché appunto c'era anche Vegeta che aveva distrutto il torneo mondiale. Esprimili subito, tranne i malvagi, se no tornano anche gli altri. Eh? Devo farlo adesso? E il terzo desiderio? Non c'è un terzo desiderio. Sbrigati, Dende, muoviti! Forza, dai! A me interessano solo i due che ti ho detto, muoviti! Incazzatissimo, ragazzi, Vegeta si sente dal tono. Ok. Vegeta, per quanto riguarda il secondo desiderio, che dice Goku? Non sarebbe più semplice chiedere di resuscitare quelli uccisi da Buu? No, Goku, perché tornano anche gli altri malvagi. Cretino, così tornerebbero in vita anche Babidi e Darbula. Sarebbe un'ottima storia what if, ragazzi, immaginate il casino. E poi non faremmo resuscitare quelli che sono stati uccisi da me al torneo, giusto. Ok. Ah, allora avevi già calcolato tutto. Esatto, ragazzi, molto scaltro Vegeta. Goku no. Ah, c'è un problema. No, ragazzi, come? Sorge un problema? Polunga è in grado di resuscitare una sola persona per ogni desiderio. Oddio, ragazzi, che casino. Mi ricordo di sto fatto. Ah, non preoccuparti, dice Mori. Cioè? Che succede? Dopo la faccenda di Freezer ho deciso di ricreare un Polunga più potente. Bene, ragazzi. Fantastico. Mori c'ha la voce del vecchio Kaio? Eh? Allora può resuscitare tutti quanti. Sì, ragazzi, c'ha la potenza necessaria. Lo aveva potenziato al drago. Sembra che non ci siano problemi. E vai, ragazzi, ci siamo. Meno male, allora cominciate. Mi dà una carica pazzesca tutto ciò? Dai, attiviamo ste sfere. Non leggerò, ragazzi, il namecciano. C'ho la gola secca, non so bene dire la pronuncia, insomma, quindi non me lo chiedete, per favore. Eccolo qua, ragazzi, il bodybuilder, mamma mia. Avanti, ditemi i vostri desideri, ne esaudirò tre. Mamma mia, ragazzi, gigantesco, possente il nostro Polunga. Lo vediamo dopo tanto tempo ed è sempre bello vederlo, ok? No, ragazzi, no. Di nuovo namecciano. La lingua namecciano non so parlarla. Non so che cavolo sta dicendo. Il lontano pianeta Terra è stato distrutto. Ripristinalo, ti prego. Questo lo capisco. Ok, benissimo. Dai, vediamo che fa Polunga. Ok, ragazzi, proprio ok, così. Ok, nessun problema. Proprio con la mossa così, con le unghie che si toccano. Fatto, ragazzi. Vediamo. Ripristinata la Terra, oh. Originale, nuova, fresca. Il primo desiderio è stato esaudito. Che potenza, ragazzi, Polunga, mamma mia. Sì. Ok, tutti contenti, immagino. Ora ditemi, qual è il secondo desiderio? La terra adesso è vuota. Servono le persone adesso. Ok. Come posso chiederlo? Se non lo sai tu, Dende, caro mio. No, Pippo Tara no, ti prego, no. Non lo so dire, dai. Non mi far leggere il namecciano, non lo so leggere. Resuscita tutti gli umani uccisi dal giorno in cui Babidi è arrivato sulla Terra. Bene, sperando che lo possa fare Polunga. Eccetto i cattivi. Ok, ha formulato bene il desiderio, devo dire. Capisco, ma ci vorrà un po' di tempo, visto che ce ne sono molti. A voglia, ragazzi, quindi anche difficile per Polunga. Immaginate il devasto che ha combinato Majin Buu dall'inizio. Sì. Ok, quindi? Allora, Dende, non è stato ancora esaudito il desiderio? Mamma mia, ragazzi, che palle Vegeta. Sta calmo, non agitarti, anche Polunga sta facendo molta fatica. Vedete, ragazzi, che casini che combina Majin Buu, che poi anche Polunga fa fatica a fare le cose. È sparita l'aureola, ragazzi. Ok, sta funzionando, quindi. Scusate l'attesa, il secondo desiderio è stato esaudito. Già fatto, ragazzi, è stato piuttosto veloce, però, eh. Ok, sono tornati tutti vivi, Vegeta. Benissimo, ragazzi, sono contento. E sparisce anche Vegeta. Ah, anche la tua aureola è scomparsa. Vegeta, sei tornato in vita. Oh, bene. Meno male, quindi non sei stato considerato cattivo. Eh sì, ragazzi, sei tornato in vita, certo. Penso che sia questo. Sempre male reagisce. Siamo in città, ragazzi. Ok, si stupiscono. Giovane passante. Ma io non mi aveva ucciso Buu? C'è anche la cuoca lì, ragazzi. Riconosco la cuoca, quella sempre in pericolo. Ok, ci sono anche i guerrieri Z che si guardano attorno. Cos'è successo? Ok, sono tornati anche loro, ragazzi. Anche loro qui al Palazzo del Supremo, ci sono tutti, ragazzi. Tutti salvi. Adesso ho capito, volevi resuscitare Gohan e Gotenks per farli combattere con noi, vero? No, che cazzo dici, Goku? Non è quello il piano. Sbagliato. No. Mettiti al lavoro, devi preparare... La sfera Genkidama, sì, ragazzi, come l'ha detto in modo fighissimo con la pausa. La sfera Genkidama, stai parlando di quella sfera Genkidama? Certo, una è.
Ma è impossibile, anche se tutti i terrestri daranno un po' di energia, non basterà per uccidere Buu, dice Goku. E invece no, ragazzi, per come andranno le cose, ce la farei come. Ti ho già detto che i terrestri devono impegnarsi per salvare il loro pianeta almeno una volta, e qui ci vuole l'aiuto di Mr. Satan. Non prenderai solo un po' della loro energia, ma tutta, proprio tutta, ragazzi, per forza di cose. Ok. Ehi, Kaioshin, ascoltatemi, dovete farmi parlare con gli abitanti della Terra. Giusto, se no, come comunicano questi abitanti? Ok. Lascia fare a me, è la mia specialità. Chi è, ragazzi? Con i punti interrogativi dovrebbe essere Re Kaio? Chi sei? Ma questa voce è del Re Kaio, di Re Kaio, non del Re Kaio. Eccolo, ragazzi, lo vediamo, dopo tanto tempo, insieme alla scimmia. Esatto. Vegeta, sono felice che tu abbia scelto la sfera Genkidama come colpo di grazia. Sto cavolo di colpo di grazia, ragazzi, ma grazia chi è? Avanti, parla, non ti stanno ascoltando solo i terrestri, ma tutta la galassia. Porca miseria, ragazzi, abbiamo copertura infinita, praticamente. Meglio così. E quindi farò un discorso Vegeta adesso? Me lo aspetto. Ok, ragazzi, la Terra è inquadrata dallo spazio. Ascoltatemi, terrestri, vi sto parlando da un luogo molto lontano, il pianeta dei Kaioshin, quindi lontanissimo, direi. Vediamo, ragazzi. Ok, inquadrata la città dall'alto. Eravate tutti stati uccisi da Majin Buu, ma siete stati resuscitati con un potere miracoloso. Vero, vero, vero. Sono d'accordo. Ma le case e le città sono tornate come erano, ma non è stato un sogno. Ah, quindi glielo dice così proprio, papale papale, che non era un sogno. Chissà come la prendono loro. Ok, in questo momento un guerriero sta combattendo contro Majin Buu per la vostra salvezza. Lì c'è quello che ha ammazzato Mr. Satan, se non sbaglio, è proprio lui. Maledetto. Purtroppo però la sua forza si sta esaurendo e non è più in grado di lottare. Per questo ci serve il vostro aiuto. Dai, sta parlando in modo educato, ragazzi, Vegeta. Alzate le mani verso il cielo, sconfiggeremo Majin Buu usando la vostra forza. Ok, ora bisogna vedere se ci credono o meno. Dopo vi sentirete stanchi, ma non preoccupatevi, sarà come dopo un'intensa sessione di allenamento. Su, alzate le mani. Però si incazza verso la fine, così li spaventa. Avanti, Kakarot, inizia. Dai, ragazzi, che ci siamo. Sì. Che fa? Si strappa la maglietta, ragazzi. Che figaggine, però. Ok, quindi quella maglia blu rimane adesso. Ok, alza già le mani, perfetto. Ascoltatemi, datemi la vostra forza finché potete, vi prego. Dai, ragazzi, siamo nel finale, nel clou. Dai, loro subito cominciano. E per la sfera Genkidama, già hanno capito. Va bene, papà. Vegeta non mi sembra più quello di una volta. Ha ragione Junior, ragazzi, è cambiato Vegeta. Tutti anche qui. Tieni, prendine quante ne vuoi. Ovvio, loro devono partecipare per forza. Eh? Dice Videl, non capisce un cazzo. Wow, eccola qua, è grandissima. Sento l'energia di Gohan e degli altri. Già si sta formando grazie alla potenza dei guerrieri Z. Ma non basta, ragazzi, neanche lontanamente. Ma non è ancora sufficiente, come mai? Perché i terrestri non stanno partecipando. State attenti, sembra che qualcosa risucchi davvero la nostra forza, dice una voce. Fa male, non lasciatevi ingannare. No, ragazzi, ma come? Col cavolo che ascolto una voce sconosciuta dal cielo, non ci stanno credendo. Scommetto che quel maledetto Babidi che cerca di raggirarci, e che palle, pensano pure male. Disgraziati, non hanno ascoltato una parola di ciò che ho detto. Eh già, ragazzi, intanto sta lì Mr. Satan inquadrato. Ehi, da dove arrivano tutte queste voci? Guardandosi attorno, non sta capendo nulla Mr. Satan. Majin Buu, ragazzi, a caso scaraventato lì in mezzo a terra, così in mezzo alla polvere. Dannazione, le cose si mettono male, il destino del grassone è appeso a un filo, come il grassone. Non chiamarlo così. Ok, ragazzi, che fa Kid Buu? Attenzione, che lo elimina. Bastardo, che stai facendo? Fermo! Mi sa che Mr. Satan interviene, sì. Interviene, ragazzi, fermati subito, gli lancia la pietra proprio in testa. Mamma mia, adesso si incazza Kid Buu. No, no, ragazzi, l'ha notata, maledizione. Se ne è accorto, per colpa di Mr. Satan che l'ha fatto girare. Ok, ragazzi, Kakarot, proverò a guadagnare un altro po' di tempo. Cazzo, ragazzi, mi sa che c'è la battaglia. Cerca di convincere tu quegli stupidi terrestri. Dobbiamo proteggere Goku, la Genkidama, da Kid Buu. Sì, ragazzi, c'è la battaglia con Vegeta, praticamente forma base. Muoviti, Kakarot. Guadagnare tempo? Ok, sei appena stato resuscitato. Non hai abbastanza energia per combattere. Ok, ragazzi, stiamo attenti. Non riuscirò a tenerlo a bada a lungo. Mamma mia, ragazzi, che palle. Già inizia a fare tutto quanto. È una boss fight anche questa, vabbè, me ne sono accorto. Stiamo attenti, no, urlo furioso no. E spam. Dai, ragazzi, facciamo attacco Big Bang. Dai, dai che lo becchiamo. Mi sembra un po' debole comunque. Noi siamo livello 71 Vegeta. E appunto, ragazzi, abbiamo Kid Buu a livello 77. Ma non mi sembra esageratamente forte. Facciamo cannone Galick. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Sì, ragazzi, lo riusciamo a prendere, come?
Ma ci possiamo trasformare? Sì, ci possiamo trasformare in Super Saiyan 2. Ok, e perché non si poteva? Tipo, cioè non me l'ha attivato subito? Facciamo ragazzi, lampo finale. E si sposta, ma fa sempre così sto maledetto? Ok, con il raggio caramellante ragazzi non mi riesce a prendere da così lontano da quello che ho visto. Ok, spam. Facciamo, niente, mi devo ricaricare. Ok, chissà perché mi ha dato Vegeta forma base e mi devo trasformare io a parte. Ok, facciamo ragazzi, attacco Big Bang mentre è bloccato lì. Mamma mia, che palla devastante. Mamma mia, godo ragazzi, godo. Allora, vediamo che fa. Stiamo attenti. Scoppio planetario, sappiamo già come procedere ragazzi. Sappiamo già come fare tutto. Quindi muoviamoci velocemente. Leviamoci da qui. Forza, forza, forza. E siamo usciti ragazzi. Adesso ci ricarichiamo al massimo. Bene, dai, dai. È scoppiato tutto. Bene, dai, forza. Andiamo subito ragazzi, adesso. Dai, 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 forza. Ok, sta arrivando da noi. Sbam e facciamo super cannone Galick. Sì che lo becchiamo ragazzi. Hai finito Kakarot, dice Vegeta. Ok, che sta facendo? Ok ragazzi, facciamo sfondamento dell'infinito, ci provo. Sbam, perfetto. Attenzione, no, fa sta mossa qui ragazzi, distruttore eterno. Vabbè, questa è la più facile che può fare. Se non fa divisione è meglio, quando si divide inizia a fare roba tipo attacco rotante, un po' più fastidioso, ecco. Dai, diciamolo, ammettiamolo ragazzi. Ok, basta, basta, basta. Ok, adesso ragazzi, lampo finale, mentre è bloccato lì, altro che se lo devastiamo. Non funziona, dice Vegeta, cioè... ciò che non lo sta battendo o perché appunto la sfera Genkidama non si sta ingigantendo. Ok, mi vado a ricaricare, posso? È possibile farlo, Kid Buu? Vediamo ragazzi. Kamehameha, facciamo adesso lampo finale. Ci godo ragazzi a usare il lampo finale. Sono al limite ormai, povero Vegeta ragazzi, non ce la fa più. Ok, spam. Attenzione, attenzione, leviamoci. No, io farei la scarica. No, la scarica, adesso ragazzi, è il momento di fare la scarica. Dai, la faccio. E spam, eccolo qui. Vediamo. No, mi ha bloccato, maledetto, mentre stavo facendo la scarica. Ok, adesso ragazzi possiamo fare... mi sa che non possiamo fare niente. Scoppio planetario, ragazzi, e dobbiamo solamente scappare adesso. Maledetto a lui. Ok, ci siamo levati. L'importante è che ci siamo levati. Ok. Dai, finisci tutto quanto. Dai, facciamo. Vediamo un po', ragazzi. Facciamo il lampo finale da lontano. Vediamo se ci riusciamo ad avvicinare. Sì, ragazzi! Concludiamo così, fine, distrutto. Vediamo un po' ragazzi, 1 milione di esperienza, quasi 2 milioni, grado S, aumento di livello, livello 72 per Vegeta. Quindi, mamma mia ragazzi, good job, fantastico, siamo andati benissimo. Ok, attenzione personaggi della prima serie. Papà, questa voce. Ok, finalmente ho capito chi sono. Ok ragazzi, mamma mia, tutto gigantesco lui. Ok, non mi ricordo bene i nomi, però. Ah, Bora. Sono Goku e i suoi amici. Stanno combattendo contro Majin Buu per noi. Non mi aspettavo apparissero i personaggi della prima serie. Su, Upa, alza le tue mani. Dai, ragazzi. C17, sì. Oh, allora è lui. Con la pistola in mano, ragazzi. No, col bastone, tipo. Non sentivo questa voce da parecchio tempo. Però non ha l'abito addosso, ragazzi, il giaccone, come nell'apparizione in Z. E Goku, dice 8. C'è anche 8, ragazzi. Suno e Goku. Quindi ci sono Suno e 8. Sì, è senz'altro lui. Non immaginavo che avrebbero messo queste scene, ragazzi, come nell'anime. Non va bene, è aumentata pochissimo. E sì, ragazzi, dobbiamo convincere tutti i terrestri. Perché? Perché la gente non capisce? Mi piace sta cosa. Perché? Perché la gente non capisce un cazzo? Mister Satan, ragazzi, preoccupato. Sbrigatevi! Ha capito la situazione, penso, Mister Satan, che siamo in pericolo. Non vi importa se la Terra e l'universo scompaiono, stupidi! L'insulta anche, vedi, vedi, sta incazzato Goku. Ok, cosa? Ci ha chiamati stupidi? Giovane passante. Ha un bel fegato, vedete ragazzi, sta peggiorando la situazione. Invece di convincerli... Ok, lasciamo stare, ignoriamolo. Per me non esiste neanche Majin Buu, è tutto un imbroglio. Ma come, se vi ha mangiati, cioè se vi ha distrutti, come non esiste? Già, saremo stati ipnotizzati, ma che dite, ma che cavolo dite? Ma mamma mia ragazzi, Mister Satan, adesso basta, maledetti! Alla massima potenza, alzate subito le mani. Ok, volete rifiutare anche una richiesta del grande Mister Satan? Non credo ragazzi, infatti adesso si convincono tutti proprio così, con uno schiocco di dita. Cosa? Mister Satan? Esatto. Ma cosa significa? Ok. Intanto questo qui non è quello che ha ammazzato Mister Satan. È Satan, Mister Satan. È uno simile, ragazzi. Ce ne sono alcuni in giro. Mister Satan, allora sei tu quello che sta combattendo contro Majin Buu? Sì. Glielo fanno credere. Non è lui, però glielo fanno credere. Così è meglio.
Certo! Bellissimo, ragazzi. Sconfiggerò Majin Buu, ma mi serve subito la vostra forza. Giusto, ragazzi. Se no non si può fare sta cosa. Goku, che faccia che ha, ragazzi. Oddio. Scusa, abbi pazienza, ho detto così solo perché si fidassero di me. Che faccia, Mr. Satan, ragazzi, guardate. Tutto gentile, così. Ok, l'importante è che Buu venga sconfitto, no? Sentiamo che dice Goku, questa conversazione particolare. Ok, tutti calzano le mani, ragazzi, perfetto, dai, che sta funzionando. Ok, tutti, anche la cuoca qui, un'altra cuoca. Ok, Satan! Satan! Dai, ragazzi, faccio anche io il tifo. Satan, tutte le particelle, l'energia. Satan, dai, dai, Satan! Ok, basta. Ok, ragazzi, attenzione, sento una bella musichetta. L'energia inizia a fuoriuscire dal pianeta. Quanta energia! Benissimo! Fai così, dai, ragazzi. Dai che sta fluendo l'energia verso il posto giusto, il pianeta dei Kaioshin. Non è ancora arrivata. Perché ci mette tanto? Ma chi sta combattendo? Majin Buu contro Kid Buu o Vegeta? Vegeta! Resisti, Vegeta! Dai, ragazzi, mamma mia! Kid Buu scatenatissimo. Ma povero, dai! Sempre in faccia lo becca Vegeta. Ok, povero Goku, ragazzi. Preoccupato anche lui per Vegeta. È arrivata! Sì, ragazzi, guardate l'energia, la luce. Me ne sono accorto subitissimo. È completa, ma è gigantesca, ragazzi. Porca miseria. No, merda, adesso? Ah, si è accorto Kid Buu, ragazzi. Tutto spaventato. Ora allontanati, Vegeta, altrimenti verrai coinvolto. Mi ricordo di sta parte. Vegeta, levati, per favore. Stupido, non pensare a me. Lanciala subito, maledizione. Cioè, preferisce anche essere ammazzato lui, pur di sconfiggerlo. Ok, Kid Buu, ragazzi, cerca di fare qualcosa, ma non ci riesce, se non sbaglio. Se non sbaglio. Merda, sfera evanescente. Merda. Ok, la lancia e quindi... Chi lo protegge a Goku? Ah, fa il teletrasporto un attimino? Sì, fa il teletrasporto, ragazzi. C'è la battaglia? C'è la battaglia, ragazzi, mi sa. Perché si sono scontrati con i pugni. Così era successo con Vegeta. Ok, bellissima sta parte con lo schermo diviso a metà, ragazzi. Sì, c'è la battaglia. Che è successo? Vegeta, Majin Buu grasso, resistete. Esplosione disastrosa. Subito, ragazzi, parte Kid Buu. Oddio. Musica assurda, ragazzi, combattimento assurdo, i colori... Ah, siamo sempre sul pianeta dei Kaioshin, ma i colori sono cambiati, avete visto? E siamo con Goku forma base, ma possiamo trasformarci nelle altre varie forme. Facciamo Super Saiyan 3, ragazzi, merda. Facciamo Super Kamehameha e niente, ragazzi. Ah no, posso farlo a raffica. Posso farlo a raffica, ragazzi. Quindi lo facciamo. Spam! Sento la musica di Dragon Ball, ragazzi, quella originale. Mi levo adesso. Ok, la potenza di Buu è incredibile, non ho mai affrontato un avversario come lui. Ok, ragazzi, leviamoci. Ma bellissimo il fatto che sono cambiati i colori qui sul pianeta di Kaioshin. Tutto grigio è diventato, tutto marrone. Ok, mi ricarico, esplosione disastrosa. Faccio così, ragazzi. Ok, spam. Perfetto, vedete, mi ha beccato ma non mi ha fatto nulla sostanzialmente. No, facciamo, ragazzi, super Kamehameha. Niente, oh, si sposta ogni volta. Meno male che la possiamo fare a raffica, ragazzi, eh. Meno male che la possiamo fare a raffica sta cavolo di mossa. Però qua ci vuole Super Saiyan 3, ragazzi, per essere belli potenti. Ok, aspetta, mi levo. Facciamo appunto Pugno del Drago. Faglielo, Goku, vai, con Super Saiyan 3. Mi ha fatto anche lui una mossa. Roba assurda, non ho quasi più energie. Ma se vengo sconfitto è la fine. Ok, ragazzi, non mi aspettavo questa battaglia di Goku da solo contro Kid Buu. Ma assolutamente no, doveva lanciare la Genkidama e basta. O mi sbaglio? Ok. Lui fa sempre il pazzo, sostanzialmente. Intanto livello 72 Goku contro livello 78 Kid Buu. Ma quanto cavolo è forte, ragazzi. Ok, facciamo Super Saiyan 3 nuovamente. Levati. Ok, ragazzi, mi ricarico al massimo e vediamo di fare Pugno del Drago, vai, faglielo. Sbam e sbam. Levati, levati adesso, esplosione disastrosa. Sempre sta mossa fa, ragazzi. Ok, basta pararsi ed è fatta. Ok, Kamehameha, sempre sta cavolo di Kamehameha. No, levati. Ragazzi, allora, facciamo una cosa, facciamo una bella sfera Genkidama con Goku Super Saiyan 3 per terminarlo? Io direi di sì, un piccolo easter egg a quello che sta per succedere, ok? Una cosa carinissima. Ok, aspetta. Sfera Genkidama X, fagliela Goku, fagliela, non mi interessa, fagliela. Dai, perfetto ragazzi, fine, distrutto, vediamo come siamo andati. Grado S, 1 milione, quasi 2 milioni di esperienza, aumento di livello, livello 73 per Goku. Siamo anche saliti di livello e... Appunto, la musica è fantastica, ragazzi, quella di Dragon Ball. Maledizione! E quindi c'è stato il combattimento prima della Genkidama, non me l'aspettavo. Vegeta non c'è più. Ok, Mr. Satan lo sta togliendo. Dai, eliminalo immediatamente. Dai, ragazzi, siamo nel clou dell'azione. Occhi aperti. Godiamoci il tutto.
Ok, sei davvero in gamba, Mr. Satan, ha salvato la situazione. Probabilmente sei tu il vero eroe del mondo. Bellissima frase, ragazzi, mamma mia. Lancia la Genki Dama potentissima, stra mega potente, gigante, quello che vogliamo dire. E Kid Buu, ragazzi, ci prova. Non è che si sta lì a beccarla, ci prova a fare qualcosa, sì. Che deve fare sto raggio, ragazzi? Che cosa deve fare quella roba lì? Dai, contro la Genki Dama. E viene beccato, ragazzi, cerca di fermarla, come nell'anime, tutto fighissimo. L'energia è devastante. Mamma mia, no, avanti, forza. Dai Goku, forza, spingi. No, lui resiste, ragazzi, cioè rendetevi conto, fai passi in avanti spostandola. Mamma mia, guardate lo schermo diviso a metà. Quanta figaggine ci vuoi mettere, sì. Abbiamo fatto un errore, dice Vegeta. Kakarot si è consumato troppo e quindi non riesce a spingerla. Che facciamo adesso, dice Dende. Tutti che stanno guardando, ragazzi, l'azione. Quanto tempo devo aspettare ancora? Non avete un terzo desiderio? Ma Polunga, ma vattene a quel paese. Non è il momento adesso. Ok, giusto. Ah, ok, no, serve. Scusami, Polunga, scusami. Puoi restituire la forza a Goku? Mi sa che lo fa? Sì, posso farlo. Quindi, ragazzi, fantastico. Perfetto. Allora esaudisci il desiderio. Ok, no, non leggerò il Namecciano, come sempre. Non ce la faccio più. Dai, Goku, forza. Goku, ho usato il terzo desiderio per ripristinare la tua energia, la senti? E dovrebbe arrivare adesso, ragazzi, a momenti. Mamma mia, sì, la sento, ragazzi, continuo a parlare perché qui c'è la musica col copyright, diventa Super Saiyan potentissimo, anche se era stanco e tutto quanto, ha ricevuto l'energia e quindi lancia sta cavolo di sfera Genki Dama, ragazzi, con la potenza del Super Saiyan. Dai, forza. Dai, ragazzi, sono con Goku. Dai, forza. Ok, sei davvero fantastico, sei riuscito a combattere da solo fino ad ora, vero? Senza fusioni, senza aver assorbito personaggi adesso. Spero che la tua reincarnazione sarà una brava persona, perché voglio affrontarti di nuovo. Ti aspetterò e nel frattempo diventerò più forte. E poi nascerà Ub, ragazzi, il caro Ub che conosciamo da ZGT. Ci vediamo! Dai, ragazzi, scena epica, come nel finale di Z. Povero Kid Buu, comunque. Goku, Kakarot, papà, Goku! E poi... vai, tutti che dicono vai, ragazzi, tutto disegnato perfettamente, vai, lanciala sta maledetta. Ok, sta lì da mezz'ora e ancora non viene lanciata, ragazzi. Ok, e adesso Kid Buu, ragazzi, viene cancellato, vediamo, c'è la scena epica, già è tutto epico, nel senso viene cancellato, dai, forza, ancora che sta lì, che non riesce a passare, dai, su, dai, lanciala, spingila, ecco, ragazzi, viene cancellato Kid Buu, sì? Sì, ragazzi, distrutto, cancellato direttamente, se neanche un pezzo è rimasto, zero. Assurdo, e continua a camminare la Genki Dama, ragazzi, sfondando tutto e se ne va in aria. Come nell'anime, sì, me lo ricordo. Poi mi sa che esplode adesso o si consuma. Aspetta. Ecco qua, ragazzi, esplode. Mamma mia, peggio di una bomba atomica, come una galassia quando esplode, tipo una stella quando esplode. Eccolo qua, ragazzi, il nostro Goku stanchissimo, poverino. Quanto ha dovuto soffrire per arrivare a questa cosa qua, comunque. Mamma mia. Ci siamo fatti anche le boss fight oggi. Il tutto è stato molto intenso. Fiu! È finita. Guardate il solco che ha lasciato per terra, ragazzi. E tutte tipo le comete che scendono. Ci hai messo davvero troppo. Concordo, ragazzi. Ok. E quindi? Adesso? Il like? La mossa del like? Chi ha da sorridere? Quanto mi dà sui nervi? Oddio. Sorriso, ragazzi, e poi il like di Goku, ragazzi, mossa storica, scena storica, arriva il drago a portarci, appunto, ragazzi, i risultati storia, quindi Vegeta versus Kid Buu, appunto, la battaglia vista nello scorso episodio, grado A, Vegeta versus Kid Buu, la prima battaglia boss fight di oggi, grado S, e Goku contro Kid Buu, fatta poco fa, grado S. Il bello è totale A, dovrebbe essere S, perché sono più S che A, però ragazzi, va benissimo comunque, siamo andati piuttosto bene. Avanti, ce la siamo cavata contro Kid Buu, insomma. Perfetto, ragazzi, quindi adesso che succede? Cosa mi devo aspettare? Ok, ricompensa storia, ragazzi, dell'ultima storia che abbiamo fatto, che è questa qui, di cui non so neanche il nome perché era una missione unica, gigante, 624.520 punti esperienza, un dono, il segreto del successo, Guerrieri Z, e un dono, Acqua del Risveglio Suprema. Entrambi i doni hanno 4 stelle, quindi sono piuttosto pregiati. Andiamo avanti, aumento di livello, ma per chi? Non ce lo dice, aumento di livello così, casuale, ragazzi, generale. Ok, c'è ancora qualcosa. C'è Goku qui seduto. Fiu! Ok. Ecco, Mr. Satan. Ce l'hai fatta!
Ce l'hai fatta, vero? Ah, ah. Certo, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Majin Buu è stato sconfitto. Amici terrestri, sono il campione mondiale di arti marziali, Mr. Satan. Ok, è qui che succede. Grazie alla vostra collaborazione, il terribile Majin Buu è stato sconfitto. Vediamo come la prendono loro. Come reagiscono. Potete stare tranquilli, il suo regno di terrore è terminato. Perfetto, è stato terminato, ragazzi. Urrà, tutta la folla. Bene. Satan, Satan. Perfetto, ragazzi, devono fare la lode. Per forza di cose devono fare la lode. E io sono contento che si sia preso il merito, perché ha collaborato tantissimo anche lui. E quindi adesso ci fanno vedere il Majin Buu grasso per caso. Ok, arrivano anche loro. Goku, dice Dende. C'è anche il cane da Mr. Satan. Bau bau. Guarisci prima le ferite di Vegeta, è messo molto peggio di me. Guardate che persona Goku. Ah, sì. Che nobile Goku, dice vai prima da Vegeta che è meglio, no? Vallo a curare, si sente subito meglio e poi va da Goku. Ok. Bau bau bau, vediamo il cane ragazzi. Dove vai cagnolino? Vada da Majin Buu grasso mi sa ragazzi. Sì, è ancora vivo e quindi rimane nei guerrieri Z, diventa Mr. Buu. Ok. Ah, Buu. Mi ricordo che adesso Vegeta lo voleva eliminare, ancora diventa di nuovo Kid Buu. Cosa? È ancora vivo, ti prego, salvalo. Mi ricordo che Vegeta non è d'accordo. Dice se si toglie la parte malvagia e diventa Kid Buu. Puoi farlo, vero? Usa quel tuo potere misterioso. Non scherzare, imbecille, togliti di mezzo. Gli darò il colpo di grazia. Ancora, ragazzi, il colpo di grazia. Ma chi è sta grazia? La conosceremo mai? No, non ucciderlo. Lui non è cattivo, te lo giuro. Quanto cavolo ci tiene, ragazzi. Quanto cavolo ci tiene Majin Buu, si è affezionato, anche io. Ti prego, me ne occuperò io. Sarà sotto la mia responsabilità. Ma Vegeta non la prende bene di sta cosa. Sotto la tua responsabilità, non farmi ridere. Chi credi di essere? Ok. Dende, guarisci Buu, per favore. Goku ha capito la bontà. Cosa? Non direi sul serio. Sta calmo, Vegeta. Se non fosse stato per questi due saremmo tutti morti, no? Vero, vero ragazzi, hanno dato filo da torcere a Kid Buu per un po'. Fate come volete, io non ne voglio sapere niente. Ok. Grazie, grazie infinite. Vegeta non vuole più combattere contro Majin Buu o Kid Buu. Dopo che Buu si sarà ripreso, torneremo sulla Terra. Perfetto. Ok ragazzi, il peggio è passato. Voglio mangiare e dormire finché mi pare. Questo è il vero Goku che conosciamo ragazzi, che vuole solamente mangiare, dormire e fare allenamenti e combattere contro nemici fortissimi. Che succede adesso? Qualche altra cutscene? C'è un caricamento ragazzi, vediamo. Ok ragazzi, attenzione. È così, Goku e gli altri tornano sulla Terra. Me l'aspettavo un'altra cutscene comunque. Ok, che vediamo? Palazzo del Supremo. Quindi, Santuario di Dio. Ci sono vari personaggi, vedo. Ok, cos'è sto filmato? Che mi devo aspettare? Ok, sono arrivati tutti qui ragazzi, c'è anche Majin Buu. Kibito Shin saluta, se ne va. Ok, e loro guardano arrivare loro. Ciao a tutti! Ma che è successo a Dende? Sembra piccolissimo. Ragazzi, che è successo a Dende? Era un bambino. È un bambino, non è un ragazzino. Che è successo? Finalmente dopo tanto tempo possono riunirsi ad amici e parenti. Ma era cresciuto Dende, perché è piccolo adesso? Ok, tutti felici ragazzi, è andato tutto bene alla fine, sono stati tutti resuscitati, si reincontrano, Mr. Satan con Videl e tutti gli altri personaggi. E c'è anche Majin Buu e lui lo indica e loro si spaventano e dicono ma come non lo avete praticamente sconfitto e lui fa la linguaccia. Ok, Goku tranquillizza con una novità non proprio gradita, il fatto di Majin Buu immagino. Ok ragazzi, bello che viene descritto tutto così. Scusate se sono stato via così a lungo. Vedete Dende, piccolino. Il vecchio Kaio mi ha donato la sua vita per farmi resuscitare. Quindi potremo tornare a vivere insieme come una famiglia? Tutti e quattro, io, te, Gohan e Goten? Sì. Sì, su, torniamo a Monte Paozu. La tua cucina mi è mancata tantissimo, Kiki, infatti. Infatti ragazzi non abbiamo mangiato da parecchio con Goku. Ok. In questo mondo esistono 7 magiche sfere del drago in grado di esaudire qualsiasi desiderio. Perché ce lo dice? Lo sappiamo. Ok, qual è il punto? Le avventure di Goku e dei suoi amici alle prese con queste mistiche sfere non sono certo finite. Quindi ragazzi succederà altro. Vediamo anche Tenzing, Riff, appunto Rekkaio, Balzar. Le aspettano ancora tante sorprese e molte difficoltà. Ma le affronteranno tutte proprio come hanno fatto finora. C'è anche C18, Krillin, Maron. Non preoccupatevi, la Terra sarà sempre al sicuro finché ci saranno Goku e i suoi amici a difenderla. Ok ragazzi, fine dell'avventura, lo sento che è finita. Ok, quindi ci saluta anche il appunto colui che parla nel gioco, diciamo.
Ok ragazzi, allora qui dovrei saltare, salta, sì, devo saltare il filmato ragazzi, ma non perché lo voglio saltare, perché sennò poi danno il copyright per la musica di Dragon Ball, che è quella originale. Già me l'avevano dato all'inizio del gioco quando lo cominciai e dovetti togliere la parte in cui guardavo, reagivo alla intro del gioco quando si entra nel gioco, no? E peccato, perché a me piace anche reagire a tutte queste cose qua, purtroppo ragazzi non si può fare. Facciamo saltare il filmato, sì, purtroppo, è un dispiacere. E vediamo che succede, ci danno di nuovi personaggi liberamente? Si sblocca tutto quanto finalmente? Ok ragazzi, qualche giorno dopo lo scontro con Buu, è incredibile che ancora stanno succedendo cose dopo i titoli di coda, praticamente erano i titoli di coda quelli lì, i ringraziamenti, i riconoscimenti. Avanti, che succede? La gente della Terra ha accolto Mr. Satan come l'eroe che ha salvato il mondo dalla minaccia di Majin Buu. Bene, ma succede qualcos'altro? E Goku e gli altri sono potuti tornare alla loro vita tranquilla. Bene. Ci viene spiegato tutto con queste schede, ma ragazzi succede qualcosa, siamo a casa di Goku nuovamente, con Goku, Vegeta, Freezer, Cell, Buu. Ok, cosa vuole dire? Ho combattuto contro ogni sorta di nemico, ma chissà quanti altri avversari potenti esistono nell'universo. Esatto ragazzi, quindi sicuramente poi nei DLC, vabbè, incontreremo gli altri nemici, gli altri avversari di Dragon Ball Super, quindi ci sarà tanto da fare, vediamo. Non vedo l'ora di scoprirlo. Bene, devo diventare ancora più forte. Esatto, è proprio da Goku ragazzi sto comportamento, quindi è sempre lui, è sempre se stesso. Vediamo che succede adesso. Attenzione, siamo Goku sempre, ok. Ehi Goku, dice Krillin con i capelli. Sei tu Krillin? Hai fatto un ottimo lavoro contro quel mostro di Buu. Ok, quindi ci sono i ringraziamenti da parte di Krillin, non capisco il motivo. Senza di te adesso la Terra e tutto l'universo non esisterebbero più. Esatto. Sì, sono felice che Buu sia scomparso, ma non sono riuscito a sconfiggerlo da solo. Ovviamente con l'aiuto degli altri. Vuol dire che non mi sono allenato abbastanza, giusto? Perché se ci è voluto l'aiuto per sconfiggere l'avversario, non era abbastanza forte lui e quindi vuole tornare ad allenarsi e appunto a diventare sempre più forte per farcela da solo, immagino. Vediamo. Non credo che arriverà mai il giorno in cui sarai soddisfatto, infatti. Lo credo anch'io. Ma anche questo fa parte di te, no? Come il tuo inesauribile desiderio di affrontare nemici sempre più forti. Giusto. Però se dovessero continuare ad arrivare mostri potrebbe diventare un problema. Eh sì, perché ogni volta ragazzi si presenta un qualche nemico e non va bene così. Ah ah, hai ragione. In ogni caso, se vuoi diventare più forte e so che lo vuoi con tutto te stesso, non sarò certo io a fermarti. Certo, non è che si mette Krillin davanti a noi e ci fermiamo a fare gli allenamenti e diventare più forti. È ovvio che no. Se c'è qualcuno che può diventare il numero uno, quello sei tu. Ok, non c'era dubbio su questo. Grazie, Krillin. E quindi? Quando vuoi fare una pausa, vieni pure a trovarmi. E adesso ci sarà tipo una pausa che durerà per sempre, perché non essendoci altre storie del gioco stesso senza i DLC, sarà diciamo un intermezzo tranquillo in cui si può fare tutto quanto, saremo liberi. Ok ragazzi, attenzione, un nuovo menu è stato aggiunto ai campi d'allenamento. Non so appunto di cosa si tratta, è la prima volta che appare questa scheda e immagino che lo scopriremo. E quindi ragazzi, non so che cosa possa essere quest'altro menu dentro i campi d'allenamento, magari un'altra lista di cose da fare, di altri allenamenti particolari. Vediamo. Ok, che succede? Ci contatta qualcun altro? Un'altra chiamata? Chi sarà adesso? Ma c'ha l'auricolare Goku ragazzi, risponde tipo dall'orecchio. Ehi Goku, che vuole Bulma? Ciao Bulma, come va? Tutto tranquillo, ora che hai eliminato quel cattivone di Buu, non credi? Esatto. Stavo pensando che finalmente ho il tempo di fare tutto ciò che voglio. Ok, ci ha chiamato per questo? Ok. Però c'è una cosa che continua a tornarmi in mente. Trunks, il Trunks del futuro intendo. Perché parla di Trunks qui ragazzi dopo la saga di Majin Buu? Che intende? Cioè lui se ne è tornato nel futuro, penso che sia tutto ok. Ogni tanto mi chiedo se stia bene e se sia riuscito a riportare la pace nella sua linea temporale. Ah, ok, quindi un pensiero appunto per Trunks, sperando che sia andato tutto bene nel futuro. Ovviamente noi sappiamo di sì. Vediamo. Più ci penso, più vorrei rivederlo. Ma possiamo rivederlo in gioco, ragazzi? Possiamo riutilizzarlo? Chissà. Beh, è nel futuro, no? Ti serve una macchina del tempo. Ok, ragazzi, forse ho capito. Forse ho capito, ma voglio essere sicuro. Ma dai, non ci avevo pensato, meno male che ci sei tu. Ok. Ironia a parte, quella macchina non c'è più ed è stata la me stessa del futuro a costruirla, giusto? Ok, silenzio. Non dice nulla e quindi? Un momento, allora non devo fare altro che costruirla. Oddio ragazzi, quindi? Se nel futuro ci sono riuscita, non vedo perché non potrei farlo anche ora. Quindi stiamo parlando
della macchina del tempo introdotta nel gioco, che era un DLC gratuito, se non sbaglio, ragazzi. Mi ricordo che era uscita, lo avevo già installato, cioè scaricato e installato tempo fa, però non si poteva utilizzare fino a quando non finivi il gioco. Quindi ci siamo, a quanto pare. Ok. Perché non ci ho pensato prima? Bene, devo mettermi subito all'opera. Quindi ragazzi, mi sa che va subito a costruire la macchina del tempo e poi potremo viaggiare nel tempo con i personaggi. Da quello che capisco, ok? Ok, abbiamo finito con le telefonate? Bulma, Bulma, ha riagganciato, ok? Magari potrei passare da lei più tardi a vedere che sta facendo, ok? Ci sta? Ok ragazzi, si cambia scena, finalmente siamo liberi, ok? Completare la storia principale, proseguire l'avventura, ci esce questa grande scheda. Ora che Majin Buu è stato sconfitto, il mondo è di nuovo in pace. Ma questa non è la fine della storia di Goku. L'universo nasconde ancora nuovi alleati e potenti nemici. L'unico modo per scoprirli tutti è esplorarlo in lungo e in largo e diventare sempre più forti. Allora, gli alleati sappiamo che ci sono, si sbloccheranno immagino adesso, potremo cambiare il gruppo eccetera eccetera, e i nemici penso che ci saranno comunque, ci sarà qualcosa da fare come missioni secondarie, riportare in vita i nemici del passato con le sfere del drago, cosa che si può fare. Quindi ragazzi, ci sarà già un gran da fare. Già vedo lì la missione secondaria che è apparsa subitissimo lì in alto sul radar del drago. Cioè, già abbiamo detto tutto. Vediamo. Ok, trofeo guadagnato, addio Bu. Quindi ragazzi, abbiamo praticamente un trofeo d'oro perché appunto abbiamo sconfitto Majin Bu. Ok ragazzi, si sono sbloccate talmente tante cose che appunto ho visto che il gioco stava laggando, una roba incredibile. La prima cosa che mi interessa vedere è quante missioni secondarie si sono sbloccate, infinite? Non lo so, vediamo. Oh mio Dio ragazzi, proprio come immaginavo, perché sto gioco c'ha un sacco di missioni secondarie, ovviamente ne abbiamo fatte già tantissime, ma queste si sono sbloccate adesso, guardiamo un po'. Cioè ragazzi, vi faccio vedere tutta la lista. Ah ok, non sono neanche troppe. Ah no, aspetta. No ragazzi, allora. Ci sono queste qui, che sono quelle già sbloccate, e poi ci sono queste qui, sempre a livello molto alto, livello 80, livello 76, eccetera eccetera. Non voglio spoilerarmi troppo. Appunto, da sbloccare facendo, ecco, delle missioni secondarie specifiche che vanno a sbloccare quelle robe lì. Quindi qui bisogna stare attento, sennò poi è un casino. Quindi davvero perfetto. Ovviamente mi immaginavo che ci sarebbero state davvero tantissime missioni secondarie. Possiamo anche utilizzare le sfere del drago, immagino, anche se non ce le abbiamo adesso. Qui dice riunisci tutte le sfere del drago, dovremo andare a prenderle e poi esprimere ogni volta un desiderio, più di uno, per appunto andare a fare le varie missioni secondarie, quelle in cui resuscitiamo i maledetti nemici del passato. Per quanto riguarda i personaggi, abbiamo tutti ragazzi, Goku, Gohan, Vegeta, Junior, Krillin, Yamcha, Tenzing, Riff, Goten, Trunks, bambino, androide numero 18 come personaggio di supporto, perché non è un personaggio utilizzabile certamente, ma un personaggio di supporto, quindi assurdo, e basta. Quindi non abbiamo ad esempio un Trunks del futuro, ovviamente non sta qui, però non mi aspettavo C18, quindi questo è un personaggio assolutamente nuovo che immagino andrà potenziato, ma andranno potenziati anche tutti gli altri personaggi ragazzi, perché comunque sono saliti di livello e vanno appunto sbloccate le varie mosse per ogni personaggio. Insomma, c'è da fare un devasto che voi manco vi immaginate prima di procedere con i DLC e tutto quanto. Ovviamente qui ci possiamo creare il gruppo come vogliamo, cambiando il personaggio principale, mettendoci Gohan, Vegeta, Junior, quello che vogliamo, e poi appunto mettendoci i personaggi di supporto, che sono questi qua ragazzi. Possiamo utilizzare come supporto sia i personaggi che sono davvero di supporto, e sia appunto i personaggi che sono principali, ma li possiamo utilizzare anche come supporto, quindi grandioso. Noi ci troviamo qui dove ci ha collocato il gioco al momento, cioè alle montagne sudorientali, e già così possiamo vedere che ci sono appunto due missioni secondarie, la sfida, la prova a tempo, la sfida di Omran comparsa lì a Satan City, la sfera del drago, poi vabbè tutti gli altri allenamenti, roba che ci sono da fare. Insomma ragazzi, siamo davvero strapieni di roba da fare, cioè io non concepisco tutta sta roba che si deve sbloccare dopo la storia principale. Ok, abbiamo fatto già un sacco di missioni secondarie in passato, ma non basta, perché ce ne sono delle altre qui da fare, cioè c'è il macello, lo capite? Cioè, io rimango esterrefatto. Sì, sono contento che posso portarci un sacco di contenuti, però anche meno, cioè il gioco è pesantissimo, troppa roba. Talmente tanta roba che il gioco stava laggando appena sono uscite tutte le missioni secondarie, tutti gli avvisi, le notifiche, eccetera, eccetera. Ok, per oggi ci fermiamo qua. Tra l'altro ho notato che ci sono anche Gohan Supremo e Goten
lì, ragazzi, appunto, vicino alla casa di Goku, non me ne ero accorto che c'erano, e abbiamo tutti e tre lo stesso costume, lo stesso G. E quindi, ragazzi, che dire, oggi ci siamo giocati il finale della storia principale, sia il finale della saga di Majin Buu, ma sia il finale, appunto, di tutte le saghe, quindi il finale della storia principale del gioco. Quindi, fantastico, mi sono divertito un sacco. Lo so che la serie è durata un sacco, però, ragazzi, dovete anche rendervi conto che io ho portato tutti i vari allenamenti che potevo portare, ho portato anche le missioni secondarie che si potevano fare, episodi liberi, prove dei personaggi, quindi non ho portato solamente la storia principale e basta, se no avremmo finito praticamente in qualche mese probabilmente, o anche meno. Quindi è ovvio che ho fatto tutto con calma, con i miei tempi, mi sono goduto il gioco e ce lo continueremo a godere, anche perché penso che in questo gioco continueranno a uscire sempre DLC, sempre roba, perché è un gioco davvero fantastico, io lo apprezzo un sacco e voglio io stesso continuare a portarlo, perché no, ragazzi, c'è un sacco da fare e non penso che si finirà mai di portare roba su sto gioco. Quindi, tolta la storia adesso che non ci impedisce più di fare le cose liberamente, possiamo sbizzarrirci in una maniera che neanche immaginate, andando a fare tutto e appunto, ragazzi, utilizzando i personaggi come meglio crediamo, quindi appunto andandoli a potenziare, andando a cambiare il gruppo, usando appunto i personaggi misti che vogliamo anche come personaggi di supporto, possiamo fare il cavolo che vogliamo. Ovviamente, amando questo gioco, non mi voglio andare a perdere praticamente nulla di quello che c'è da fare, né missioni secondarie, né allenamenti, né potenziamenti, nulla, ragazzi. Voglio godermi ogni singola roba, ogni singola goccia di questo gioco, perché per me è fantastico. Sì, avrà i suoi difetti, eccetera, eccetera. Tra l'altro, se ci pensate, non ci sarà più il problema del gioco che va a skippare o va a velocizzare, a ridurre all'osso certe scene della storia principale, perché, ragazzi, la storia principale è finita, il gioco non può fare più sto giochetto, questa cosa fastidiosa di saltare le scene, di non farci vedere determinati elementi della storia, eccetera, eccetera. Quindi il tutto sarà molto meglio, perché appunto, se sono robe originali create nel gioco stesso, non penso che il gioco possa skippare qualcosa, perché sono cose originali del gioco stesso, quindi non c'è un confronto con l'anime, con qualcos'altro. Bene, io sono esterrefatto da tutto quello che è successo oggi, è stato molto molto intenso. Innanzitutto, ragazzi, Vegeta si è dimostrato molto intelligente facendo quel piano, appunto calcolando tutto quanto. Quindi Dende, Kaioshin e il vecchio Kaio sono andati sul pianeta di Neo Namek, hanno trovato già i Namekiani pronti con le sfere del drago, hanno evocato Pulunga e lì, ragazzi, hanno chiesto i due desideri, quello di appunto ripristinare la terra, e lo hanno fatto, e quello di riportare le varie persone in vita, e lo hanno fatto. Cosicché poco dopo avrebbero potuto dare l'energia necessaria a Goku per fare la sfera Genkidama. Quindi tutto quanto è riuscito, la terra è ripristinata con le persone, abbiamo visto appunto Goku mettersi già lì pronto, Vegeta tramite Rekkaio ha parlato in tutta la galassia e ha cercato appunto di convincere la gente a dare l'energia a Goku, ma quelli hanno pensato a male, hanno pensato che fosse Babidi, non si sono fidati, poi appunto Vegeta li ha anche insultati, eccetera, eccetera, e quindi hanno lasciato perdere, fin quando non è intervenuto il grande Mr. Satan, che ha convinto tutti quanti a dare l'energia. Poi, ragazzi, ovviamente l'energia era già stata data dai guerrieri Z, dal santuario di Dio e da Gohan, Goten, Trunks e Junior, ma non bastava, quindi serviva tutta l'energia appunto per la sfera Genkidama. Quindi abbiamo fatto la battaglia intanto mentre Goku stava lì fermo appunto a caricare la sfera Genkidama, e ragazzi, la battaglia è stata davvero bellissima, abbiamo preso anche un grado molto alto, il più alto che c'è, ed è stato fantastico. Vegeta forma base contro Kid Buu, poi l'abbiamo trasformato ed è stata una boss fight molto intensa che abbiamo vinto e stravinto. Dopodiché Goku con la sfera Genkidama pronta era lì che stava per lanciarla, ma Kid Buu appunto ha lanciato un colpo energetico, Goku ha praticamente, diciamo, sferzato questo colpo, glielo ha levato, lo ha colpito alle spalle. E lì, ragazzi, è iniziata una battaglia che non mi sarei mai aspettato. Ma che diavolo è successo? È cambiato il colore della zona del pianeta dei Kaioshin, tutto marrone, tutto particolare, e c'era questa battaglia molto cruenta con la musica di sottofondo, quella lì di Dragon Ball, con appunto la scarica già attiva, potevamo utilizzare anche le trasformazioni, Kid Buu che faceva sempre mosse, ragazzi, una dietro l'altra, c'era praticamente la musica di Dragon Ball, quella originale, quella della intro. Roba pazzesca, è stato molto intenso, infatti non me l'aspettavo una battaglia del genere, credevo che quella di Vegeta base fosse l'ultima, quindi pazzesco. Poi, ragazzi, una volta battuto, grazie anche al desiderio di Pulunga, il terzo desiderio in cui Dende ha chiesto di dare l'energia a Goku, Goku si è trasformato in Super Saiyan e ha lanciato sta cavolo di Genkidama con tutta la potenza, ma anche con tutta la voglia, con tutta la volontà, grazie anche al tifo che stavano facendo per lui tutti i vari personaggi. È stata grandiosa quella parte con tutti quanti i personaggi a schermo che dicevano vai, 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 poi ha lanciato la sfera Genkidama, ha spazzato via Kid Buu e ha lasciato quel solco incredibile. Quindi, ragazzi, davvero pazzesco.
pazzesco. Majin Buu grasso è stato risparmiato, quindi rimarrà qui nei Guerrieri Z, ma non credo che si potrà utilizzare come personaggio secondario. Sarebbe top, sarebbe davvero bellissimo, ma non credo si possa fare. Peccato che Vegeta gli voleva dare il famoso colpo di grazia, e meno male che Goku con il buon senso ha detto no, non lo fare, anzi curalo, e poi sa che diventerà uno dei nostri. Infatti Majin Buu ha dato anche una mano, e poi alla fine abbiamo visto quel finale in cui tutti i personaggi erano contenti, hanno visto che c'era Majin Buu, si sono un po' spaventati, però alla fine ragazzi si sono riabbracciati tutti, eccetera eccetera. Insomma, tutto è bene, ciò che finisce bene, il tutto è stato davvero intenso, e soprattutto le ultime scene secondo me non sono state skippate per niente, non sono state troppo ridotte all'osso. Cioè questo gioco ti rende delle scene extra lunghe, extra belle, e delle scene te le riduce proprio all'osso, te le salta completamente, quello che mi dà fastidio. Quindi in questo caso diciamo che è andata piuttosto bene. Quindi è ovvio che mi sono goduto tutto quanto, la storia l'abbiamo completata. Ovviamente non la rigiocherei sul canale un'altra volta, perché il gioco è bello lungo, poi io ho il vizio di portare tutto quanto perché mi piace il gioco, quindi si allungherebbe di nuovo il brodo. Quindi una volta che l'ho già portato passiamo anche ad altro, cioè nel senso successivamente passeremo ad altre cose, mentre qui su questo gioco porteremo ovviamente ragazzi tutte quelle che sono le robe secondarie, ma anche i DLC che sono anche una roba principale. Però togliamoci di mezzo tutta questa roba che c'è da fare qui nel gioco normale. A questo punto, questo mitico episodio finale della storia principale del gioco si può tranquillamente concludere qua. Mi raccomando ragazzi, fatemi sapere un po' che ne pensate voi di tutto questo episodio, fatemi sapere un po' che ne pensate di tutte le varie vicende che abbiamo visto in questo episodio, quale vi ha colpito di più, quale vi ha colpito di meno, se c'è stato qualcosa che non vi è piaciuto, ci sta anche. Fatemi sapere che ne pensate delle varie boss fight, ma soprattutto dell'ultima, quella lì strana con Goku, con quei colori particolari per quanto riguarda il pianeta dove eravamo. Roba pazzesca ragazzi, non me l'aspettavo. Fatemi sapere se vi siete goduti appieno questo episodio con tutte le vicende che sono successe, e fatemi sapere se vi è piaciuta questa intera serie, anche se non è ancora finita. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se volete lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti, e ricordatevi sempre che io tornerò.